E per lo squarcio di vita vissuta, eccoci, ancora insieme. Quasi 7 giorni che non ci vedevamo. Qualcuno sicuramente è stato felice, qualcun altro invece mi ha scritto in privato ed era molto preoccupato. Sto benissimo, sono ancora qui e chi mi ammazza, direi io. Anzi, dovrebbero letteralmente farlo. Quindi tranquilli. In realtà perché un po' il lavoro, un po' le vicissitudini quotidiane, un po' ero indietro di gazzette e avevo tipo un'astinenza, no? E dal 20 di aprile non avevo più letto una gazzetta ed è stato molto interessante rimettermi in pari. Ci sono tantissime cose di cui aggiornarvi perché credo che qualcosa vi sia arrivato, ma magari non nella modalità giusta, vera, adeguata. E posso riassumere in questo primo video perché, a differenza di questi 7 giorni, cercherò tra domani e dopodomani di essere più assidua in modo tale da raccontarvi il prima possibile che cosa è stato ancora una volta dichiarato in maniera molto palese nella distrazione degli eventi meteorologici, delle catastrofi naturali che purtroppo indotte, e sappiamo benissimo che lo sono, stanno capitando e quindi purtroppo mi dispiace di quelli che stanno vivendo queste situazioni, ma tutto era già preventivato. Ben dichiarato 2 anni fa, 3 anni fa, con le relative dichiarazioni di emergenza per calamità naturali rispetto al 2016, 2017 e non ultimo 2019. Posso racchiudere quelle che sono queste ultime gazzette in disposizioni sulla qualunque, disposizioni sull'agricoltura, sull'alimentazione, sulla salute, sugli aspetti ambientali. Però è simpatico perché tutte queste disposizioni, tutte queste regolamentazioni danno l'opportunità di emettere ancora una volta decreti, ancora una volta conversioni in leggi, ma con due diciture, a mio avviso, esaustive. La dicono tutta e forse la dicono lunga. Efficacia del regime sperimentale oppure viene alternata ai fini della ricerca scientifica. Beh, con questo possiamo rivederci. Alla prossima.